Incominciamo a preparare il cavallo. Che cos'è il cavallo? Il cavallo, nella cultura cinese del Kung Fu, è colui che ti permette di muoverti nello spazio. Gli ischi sono queste ossa sotto la piega dei glutei. E dove ci sediamo anche nella sedia, andando a cavallo, si appoggiano. E gli ischi sono formati in questo modo come degli anelli che sono legati con l'aliliaca. Dopo ci sarebbe il sacro, qua che l'aliliaca attraverso delle cartilagini è legata e dunque forma questo tipo di lavoro. Ma queste possono fare questo lavoro e fanno questo lavoro. Incominciamo a vedere il primo lavoro è portando l'attenzione agli ischi, toccandoli, tenendo sempre la schiena allineata. Sempre la schiena allineata, cosa fa? Avvicinando queste due ossa, automaticamente le teste del femore si apriranno e l'arcata plantare aumenterà e toglie completamente il peso dalle gambe. Così la muscolatura è libera e genera già azione. Allargando le teste del femore farà fare questa posizione. Mi fa muovere anche i piedi. Cosa succede? Che io dal mo momento che allargo, facendo la supù, continuo come allargare, stringendo, mi arrotola di più la schiena. Ecco la posizione supù. Da qui continuo a tenere larghi gli ischi. Cioè, questo lavoro qua si allarga così e allargandosi in questo modo io mi sento sempre comodo, seduto. Posso permettermi di alzare la gamba tranquillamente.